Sicuramente per quanto riguarda la carenza di personale è un problema che riguarda tutto il paese, purtroppo paghiamo scelte sbagliate fatte nel passato, dove si è pensato a attuare tagli in sanità e non si è pensato invece che destinare risorse alla sanità significava un investimento e non una spesa. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo già parzialmente ridotto quel limite di spesa che era stato inserito nel 2004 per le assunzioni. Io confido che già nella prossima legge di bilancio possa essere ulteriormente modificato e quindi dare opportunità di spendere per assumere. Abbiamo aumentato le borse di studio, le abbiamo portate oltre 17.400, quindi in tempi rapidi. Abbiamo quasi raddoppiato le borse per i medici di medicina generale, quindi abbiamo cercato di creare delle opportunità, abbiamo stanziato anche risorse per dare una premialità a tutti i nostri medici impegnati nella medicina d'urgenza. Tra l'altro anche qui diciamo una cosa che è nata come misura straordinaria, i milioni che abbiamo messo a disposizione, ma diventerà strutturale, quindi queste saranno risorse che ogni anno ci saranno da destinare al personale per la medicina d'urgenza. È chiaro che dobbiamo creare le condizioni per assumere di più. Io credo che sul tema anche del numero chiuso nella facoltà di medicina oggi sia anacronistico, quindi dobbiamo assolutamente affrontarlo, e laddove è possibile, ci sono alcune università dove è possibile già oggi ampliare, dobbiamo ampliare subito, così come riguarda il discorso degli infermieri, anche per quanto riguarda gli infermieri, il numero chiuso sicuramente per quanto mi riguarda è una battaglia che farò. La legge che ferma il Senato da 4 anni, è possibile poterlo accelerare per quanto riguarda soltanto la questione della sanità? Quella delle isole minori? Sì. No, ma quella tra l'altro io credo, mi prendo l'impegno, perché credo che sia una legge che dà una serie di risposte positive per quanto riguarda le isole minori. C'è stata l'approvazione per quanto riguarda il Senato, oggi è assegnata alla Camera, e quindi sicuramente su questo il mio impegno è garantito, perché sono convinto che è uno strumento normativo che può dare risposte importanti a questo territorio. Quindi... Nell'immediato, viste le criticità dell'ospedale di Lipari, che cosa può fare il governo sulla regione siciliana, che di questo ospedale negli ultimi tempi si è chiaramente disinteressata? Guardi, per me la politica è disponibilità, ascolto e ripartire dal territorio. La mia presenza di oggi a Lipari vuole testimoniare ovviamente la vicinanza dello Stato a tutti i territori del nostro paese, quindi grandi ma anche piccole realtà che hanno delle esigenze. E ovviamente la mia presenza oggi è per ascoltare, per toccare con mano quelle che sono le criticità, dopodiché l'impegno a tornare a Lipari brevemente per condividere soluzioni e dare risposte. Oggi non sono in grado di dare risposte immediate. Oggi per me è un momento di ascolto, un momento di disponibilità. Credo che sia dovere del governo e di chi ricopre ruoli come il mio ripartire dall'ascolto, rimettersi a disposizione. Io arrivo dall'entroterra, quindi per me la politica, fatto sindaco tanti anni in un piccolo comune, e quando ero sindaco mi lamentavo perché la politica nazionale non si faceva carico dei problemi delle piccole realtà. Oggi che ho questa occasione di aver cambiato la maglietta con cui gioco, però il mio attaccamento e i miei valori sono rimasti soliti. Quindi chiederete all'assessore Razza, insomma, chiarimenti su quanto riguarda la problematica anche di questo ospedale, che poi riguarda molti ospedali delle zone, diciamo, svantaggiate? Non c'è dubbio che dopo l'incontro che oggi ci sarà un incontro da parte mia che chiederò all'assessore in regione per capire, per comprendere, e io dico per condividere un percorso insieme. Io credo che l'obiettivo di dare una sanità a tutti, accessibile a tutti, sia un diritto che ognuno deve sentirsi addosso indipendentemente dal ruolo che ricopre. Quindi sicuramente avvierò un confronto con la Regione, con l'assessore, per trovare soluzioni e dare risposte a questo territorio. Ripeto, ovviamente siamo nel campo sanitario dove c'è una competenza specifica regionale, ma credo che ci sia anche un dovere dello Stato assicurarsi che nel territorio vengano garantiti i servizi. Sindaco, si è da poco concluso questo incontro con il sottosegretario. Facciamo un po' il bilancio. Ovviamente voi avete portato sul tavolo quelle sono le problematiche della sanità eoliana, e comunque tra l'altro il sottosegretario da un certo punto di vista già conosceva, perché c'è stato un dialogo in precedenza tra la vostra amministrazione e il governo centrale. Assolutamente sì, e tra l'altro io, come avete notato, non ho voluto ripetere, riconoscendo l'elenco delle criticità, sono ben conosciute, io mi riconosco al di là
della differenza dei ruoli, del fatto che a volte ci sono anche dei momenti di nervosismo con l'amministrazione, tra i comitati, tra i cittadini, perché abbiamo dei ruoli diversi, ma tutti condividiamo le stesse aspettative, tutti, tant'è vero che io nel mio intervento ho preferito non ripeterle, riconoscendomi completamente nelle esposizioni fatte sia dai comitati ma anche dai consiglieri comunali della commissione con i quali abbiamo lavorato. Io volevo soltanto spiegare una cosa, perché la presenza del sottosegretario? Perché intanto noi pensiamo che la risoluzione a questo problema e alle mancate realizzazioni, alla mancata attuazione di ciò che c'era stato promesso, c'era stato indicato, è dovuto anche spesso a un alibi rispetto alle possibilità o meno di farlo, e credo che una norma alla fonte risolva tutto questo problema. Parliamo, cioè, di legge isole minori. Parlo di legge isole minori che deve essere assolutamente velocizzata, dove noi sappiamo già che rispetto al testo iniziale, nel testo che è in questo momento in esame, sono già state recepite alcune cose dette dal Comune di Libera attraverso l'ANCIM in modo particolare. Penso al fatto che nel testo iniziale si parlava di mantenimento dei punti nascita, noi l'abbiamo fatto modificare dicendo che si deve parlare di mantenimento ma anche di ripristino, perché sennò dando la beffa, nel senso che il nostro che era chiuso non avrebbe avuto possibilità, così come è stato inserito l'aspetto che noi chiediamo, perché dobbiamo ricordare che parliamo giustamente di ospedale, ma non parliamo troppo spesso delle guardie mediche, dell'emergenza urgenza che deve essere assicurata in tutte le isole minori, dove i nostri concittadini è quello che hanno come accesso alla sanità. Mentre abbiamo notato che nell'articolo, nonostante non mi proposto, nell'articolo riguardo tutta la sanità della legge, non c'è una specifica menzione a una premialità che deve essere assicurata ai medici che vengono qui. Non parlo soltanto di aspetti economici, parlo anche di compensarli rispetto alla loro carriera, delle premialità necessarie perché non paghino un costo per venire a lavorare qui da noi. Questo secondo noi è assolutamente essenziale. E quindi la richiesta di intervento del Ministero, quindi autorevolmente rappresentato qui dal sottosegretario, per due ordini di motivi. Uno, per chiedergli di verificare se esistono o meno qui, al di là delle competenze, i livelli assistenziali necessari e indispensabili, LEA, e soprattutto se c'è una possibilità di velocizzare una norma specifica per le isole minori, per la sanità, perché su tutto possiamo continuare a aspettare e lavorare, ma assolutamente non sulla sanità. C'è una specie di estrapolazione dalla legge delle isole minori. Perché quella legge, tra l'altro, ci dà risposte su tanti temi, il Comune di Lipari è stato protagonista in tanti aspetti, ma su tutto possiamo ancora perdere tempo, ma non sui livelli sanitari. Uno Stato civile non può permettere quello che succede nel nostro territorio nella sanità, non può permettere che non ci sia un servizio di emergenza urgenza nelle isole minori, non può permettere che mentre io faccio delle ordinanze che costringo i miei cittadini a stare fuori di casa, contemporaneamente uno Stato schizofrenico, al di là delle competenze regionali o non regionali, consenta che alcuni servizi, compreso la camera iperbarica, ho compreso alcuni servizi che sono necessari a far fronte eventualmente se c'è un'emergenza, anche in un periodo emergenziale come oggi a Vulcano e come ieri è stato a Stromboli, siano assicurati i servizi essenziali. Questa è una cosa su cui non si può più perdere e aspettare tempo. Appello, ha recepito? Ma io credo che intanto come dicevo lei, le interlocuzioni c'erano già state. Però ha recepito, e credo che tra l'altro il fatto di essere venuto comunque lo responsabilizza, e quindi noi, ognuno per la propria parte, chi lo ha fatto come comitato, chi l'ha fatto come consigliere comunale, chi l'ha fatto come presidente della commissione, chi l'ha fatto come amministratore, come assessore, come vice sindaco o come sindaco nel mio caso, ha fatto quello che va fatto, non come un fatto eccezionale o estrapolato, in un percorso che seguiamo da tanto tempo, ognuno con dei ruoli, certamente delle competenze diverse. Dottoressa Baino, si è concluso questo incontro con l'onorevole Costa in rappresentanza del Ministero della Salute, sottosegretario del Ministero della Salute. Qual è la sua impressione su questa riunione? Allora, la mia impressione è senz'altro positiva. Ho appreso in questa sede che si tratta di un personaggio che proviene da un comune dell'entroterra, quindi un comune di una zona disagiata e magari meglio presente le esigenze del nostro territorio e maggiormente empatizzato con le nostre istanze, proprio perché probabilmente gli saranno sembrate familiari. Io ho ben accolto la sua presenza in commissione e
mi ha fatto molto piacere il messaggio che ha voluto lanciare di ripristinare una sanità di prossimità, cioè più vicina al territorio e alle persone. E questa è la direzione che noi dobbiamo intraprendere, abbandonando l'idea che la sanità debba essere chiusa all'interno di macro centri di specializzazione lontano dai territori, soprattutto da un territorio insulare come il nostro. Quindi benvenga questa presenza e benvenga l'input che ha lanciato il sottosegretario ad avviare un dialogo con le istituzioni proprio locali per poter continuare di pari passo il percorso per riaccendere i riflettori sulla nostra sanità italiana e per ripotenziarla come merita. Dopo questo importante passo che, come sottolinea lei, si è avuto, però bisogna accelerare sulla sanità. L'ospedale di Lipari non può aspettare. No, l'ospedale di Lipari non può aspettare. Gli eoliani non possono aspettare. No, certo, gli eoliani non possono aspettare. Siamo in una situazione precaria. È stata più volte menzionata nel corso dell'incontro la legge quadro sulle isole minori, che dal 2018 è in lavorazione alle Camere. Vorrei, il sottosegretario ha preso proprio questo impegno di accelerarne l'iter. Io spero che sia davvero così per tutti i settori, perché noi purtroppo stiamo assistendo a un depauperamento della nostra società. Abbiamo dei servizi sempre più scarni e quindi a partire dalla società sarebbe opportuno rinascere, ripristinare e fare tornare la fiducia agli eoliani e anche alle nuove generazioni di voler restare su questo territorio, di renderlo sempre più vivo. La sanità è il punto di partenza e per questo stiamo lavorando insieme. Un'accelerazione per quanto riguarda almeno il tema sanità, estrapolandolo magari dalla legge sulle isole minori. Questa è stata una proposta che ha fatto il sindaco. Mi vede sicuramente concorde. Io vorrei con tutta sincerità che fosse accelerato l'iter di tutta la legge, così da dare nuova spinta alla nostra, ripeto, complessiva realtà insulare e a ripristinare, dico anche io, mi sta molto a cuore anche il tema della giustizia per il lavoro che faccio, e io vedo la necessità di dare input e linfa vitale alla nostra comunità, che in questi ultimi anni è abbastanza in decadenza, nostro malgrado purtroppo, e nonostante i nostri sforzi, questo lo voglio dire.